Sindaco Salviori, nelle ultime ore tiene banco il comizio svolto dall'opposizione, diversi sono stati i punti toccati. Come vogliamo rispondere a queste accuse? Chiamiamole così. No, ma c'è una cosa veramente singolare, perché analizzando il fatto, c'è un gruppo di opposizione che fa un comizio, diciamo, territoriale, amministrativo, portando delle critiche, fin qui ci sta, è il gioco delle parti. Trovo però veramente paradossale che, diciamo, rispetto a un comizio che ha visto una partecipazione di quasi 60 persone, diciamo 100, ma per essere magnanimi, in cui c'è questo ex sindaco, più che già sindaco io direi, no? Che ci è stato mandato a casa dai cittadini, che usando lo strumento della diffamazione, creando un clima di contrapposizione forte tra le parti, facendo sembrare che Bellizzi improvvisamente è diventata terra di conquista da parte delle gang criminali e del malaffare. Io non credo che questo possa essere una notizia a cui si può dare uno spazio, diciamo, così importante. Io ho fatto opposizione per 7 anni senza un ruolo, diciamo, amministrativo, non ero consigliere comunale, ma ci ho messo la faccia e non mi ricordo mai di aver avuto così tanto spazio sui giornali, parlando male degli altri. Quindi io contesto questo approccio. Poi entriamo anche all'interno delle questioni che sono state trattate da questi pseudo amministratori, mi permetto di dire, perché quando, pur di avere visibilità, pur di raggiungere la delegittimazione dell'altro, ci si dimentica di essere cittadini di questo territorio e si diffama il territorio stesso, facendo apparire quello che non è, io sinceramente non ci sto. E rispetto a questa cultura della diffamazione voglio puntualizzare alcuni aspetti, perché qui viene contestato il fatto, questo si dice, che la casa comunale è diventato un bunker inaccessibile per i cittadini. Basti dire che questa giunta, ogni consigliere ed assessore espleta una delega, il che non è un handicap. Si amplia la possibilità dell'ascolto per il cittadino, si attribuisce a persone che hanno avuto l'ambizione di candidarsi e che sono state elette dai cittadini ad essere riferimento per competenza, per la delega che gli è stata assegnata. Capisco che questo contrasti molto con l'impostazione precedente, dove c'era un uomo solo al comando, che decideva la vita e la morte di ognuno. Capisco che, diciamo, si possa essere quantomeno sbalorditi rispetto al fatto che questa amministrazione, nei rapporti con le associazioni, tende a valorizzarle, a legittimarle, a prescindere dalla collocazione dei singoli che ne fanno parte. Non abbiamo fatto mai discriminazione. Lo testimonia il cartellone dell'estate insieme, che ha visto le associazioni assolutamente protagoniste in un momento storico dove, mancando le risorse, avremmo avuto grosse difficoltà a condividere con cittadini momenti ludici di divertimento o anche di grande aggregazione sociale e momenti di raccoglimento di tipo religioso. Sono state le associazioni che hanno fatto questo e le abbiamo favorite riportando quella procedura all'interno della legalità. Parola, ahimè, sconosciuta ai più. Ai più intendo non ai cittadini, ma sconosciuta agli ex amministratori. Che quando io sento il consigliere comunale Pino Schiavo che critica la commissione sicurezza dello spettacolo, che lui stesso ha votato in consiglio comunale, posso dire che è stata l'unica volta che maggioranza e opposizione hanno votato assieme qualcosa. Non hanno votato il bilancio, non hanno votato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, fatti da loro fra l'altro. Il più delle volte sono stati assenti, ebbene quella volta c'era lui con tutti, diciamo, il gruppo di minoranza, hanno votato la commissione spettacolo, oggi mi si dice che la commissione complica le cose, rispettare la legge è complicato, forse è più difficile.
ma è doveroso, è giusto e necessario. Fra l'altro noi affianchiamo le associazioni nella costruzione della pratica amministrativa, abbiamo dato tutte le indicazioni, là dove non c'è competenza specifica forniamo la consulenza tecnica degli uffici e cerchiamo di facilitare. Voglio ricordare al consigliere Bruno Schiavo che garantire uno spettacolo significa non garantire l'amministrazione, o quantomeno non solo garantire i funzionari che rilasciano le autorizzazioni, ma significa anche garantire il presidente dell'associazione stessa, che si assume una responsabilità. Quindi richiedere agli operatori del settore, chi monta gli impianti di amplificazione, di luci, i palchi e quant'altro, di farlo rispettando la norma e con attrezzature conformi alla norma stessa, mi sembra un atto di grande responsabilità e di buon senso che non può essere criticato. Poi voglio fare un passaggio rispetto a un'affermazione di uno squallore assoluto.